Benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi vi voglio parlare di un prodotto super super chiacchierato, quindi dovevo assolutamente provarlo. Parlo del correttore di IT Cosmetics, il Bye Bye Under Eye. Dice di essere un correttore, leggo da qui, full coverage, anti-aging, waterproof e basta. Concealer, quindi correttore. La confezione è un 12 ml, ho segnato il prezzo perché viene 26,95 € da Douglas e quello che ho io è la colorazione 20 medium neutral. Ok? Dunque, il prodotto si presenta così, quindi con il pack esterno in cartone e poi dopo dentro c'è questo qui. Che da qui si vede il colore e poi con l'applicatore. Tanto vi ho fatto vedere la clip dove lo applico e anche il test di tutta la giornata per vedere come si Ed comporta. eccoci, allora proviamo questo correttore della IT Cosmetics Bye Bye Under Eye nel colore 20 medium. Questa è la situazione. Di là andiamo con la spugnetta. Allora, full coverage, mica tanto. Sembra quasi che non si. Aspettate che vi riappoggio. Ok, che forse lo vedete meglio, ma mi avvicino. Sembra che non si fissi. Eppure sto andando con la blender anche. È un po' corposo. Allora, eccoci qui, trucco finito. Prima di tutto vi devo dire due cose. Intanto che stavo cercando di lavare la blender e posso dire che è super super resistente. Cioè, guardate, acqua calda e saponetta, cioè, non viene via, non viene via. Sto distruggendo la blender, vabbè che era poverina, però non viene via. A questo punto proverò con un olio. Ma adesso andiamo a guardare. Aspettate, appoggio. Andiamo a guardare come si comporta il correttore. Ecco qui. Non male, una volta fissato con la cipria. Messo sul naso, contorno occhi, quindi vi riappoggio, eccoci. Dunque, adesso andiamo a finire di fissarlo con la cipria. Io ho usato la mia amata cipria questa perché sì, sta registrando ed è perché so che si comporta benissimo questa cipria. L'ho messo solo su questa parte, quindi qui con la cipria. Qui senza cipria, sì, si vede già. Voglio vedere nel corso della giornata come si comporta. Vi dico adesso che sono le 11:57 e noi diamo ufficialmente via a Ed questo eccoci qua, test. allora 19:45,
ho voluto far passare un po' di tempo e avete la lavatrice in sottofondo. Comunque sia, vediamo. Scusate, vediamo come si è comportato. Allora, parte con la cipria e parte senza. Eh sì, si vede. Allora. Se guardiamo così si vede che è nato un pochino nelle rughette, però si nota appena appena. Ecco, diciamo che si è anche un po' spostato. Mentre la parte senza cipria, oltre ad essere andato via qui, vediamo che è andato di più. C'è andato molto di più. Quindi, per il resto non posso dire niente. Non è un correttore che ricomprerei, però la durata effettivamente c'è. Leggera, perché dicono. Cos'è che avevano detto? Aspettate, scusate, lo leggiamo. Full coverage? No, assolutamente no. Anti-aging, però sì. Anti-aging sì, perché comunque sia e non va a segnare più di tanto anche senza cipria, quindi in questo caso ci Allora, sta. sentendo tutte le varie recensioni che le vedevo online ma anche in giro, avevo delle aspettative davvero molto alte su questo correttore ed effettivamente dallo swatch sulla mano vedevo che era cremoso ma bello coprente. Una volta applicato sul contorno occhi, quindi sia che lo applichiamo con le dita, con una spugnetta umida o asciutta, con il pennello, con quello che volete, vedete anche voi dalle applicazioni che la coprenza è bassa, ma davvero bassa. E oltretutto ci vogliono più strati per andare a coprire le occhiaie. Fissato con la cipria va sempre fissato e poi comunque tende a svanire in poco tempo. Cioè, ha una formula bella cremosa. Anzi, davvero molto cremosa, quindi attenzione perché va fissato bene, se no tende a spostarsi in giro. E anche con il baking, anche con la mia cipria migliore, comunque sia, non dura tanto. Oltretutto va a segnare notevolmente le rughette perché il prodotto va proprio a depositarsi nelle rughette del contorno occhi. E non copre, cioè non copre, cioè, almeno che non avete occhiaie proprio zero, oppure proprio un accenno, che allora sì, però se no non ha coprenza, cioè devo applicare sotto un altro correttore più sopra questo, che è una cosa che faccio sempre, l'aranciato più il correttore, un correttore aranciato più un altro correttore per uniformare, ma in questo caso dovrei fare l'aranciato, un correttore e più un altro questo qua, no, no, proprio no. E andando avanti, effetto anti-age. Insomma, perché se ha questo leggero effetto illuminante, che è un pochino, sì, va a illuminare il contorno occhi, però davvero dovete avere poche occhiaie e nello stesso tempo avere anche pochi segni, perché davvero va a depositarsi. A meno che non ne applicate uno strato davvero sottile, ma in questo caso la coprenza è zero. Se lo usiamo come correttore finale, dopo gli altri correttori, per andare a uniformare tutta la zona, ci può stare. Però come correttore anti-age, alta coprenza, esatto, full coverage. A full coverage de che? Ah, non ha proprio coprenza. Non dico sono imperfezioni, perché questo è cremoso su una zona calda, ovviamente un prodotto tende a spostarsi, ma proprio no, cioè proprio no, full coverage assolutamente no. E l'avete visto anche nelle clip durante tutto il test. Waterproof. Non mi è durato abbastanza per fare un test waterproof, va bene? Che non durava proprio sul contorno occhi, proprio no. E devo dire, se vogliamo l'effetto waterproof, ecco,
Sulla spugnetta ho applicato sulla blender, la blender non è mai venuta pulita del tutto. Cioè, sono stata lì tanto, tanto, tanto col sapone, tutti i giorni con la saponetta a strofinare, ma si è proprio. Non è che il correttore è entrato nella blender, perché una volta pulita la blender, l'acqua era sempre pulita, però rimaneva macchiata. Ecco, forse il waterproof è questo, nel senso che non pulisce mai la blender del tutto, ma resta sempre un po' sulla blender. Cosa dire di questo correttore? Ne avevo tanto sentito parlare e anche sentito parlare bene, ma sulla mia pelle con occhiaie visibili e si è visto dalle clip e con leggeri segni nel contorno occhi, leggeri, non ho le rughe marcate, ma ho dei leggeri segni. No, proprio no e proprio non mi piace, non mantiene nessuna di queste promesse e 26,95 euro, sinceramente, non li spenderei e non ve lo consiglio. Fatemi sapere però se voi l'avete provato e come siete trovate, perché sono curiosa di sapere anche la vostra opinione, soprattutto sui prodotti che non mi piacciono, mi interessa molto la vostra opinione. Se siete incuriosite da provarlo, dato che c'è da Douglas, magari chiedete un test, un flaconcino, un campione, fate qualcosa perché è davvero caro e rischiate che non sia performante oltretutto. Quindi io spero di avervi fatto una recensione completa, credo di sì, completa sì, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao, ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!